E la domanda che adesso vorrei porre, prima di tutto, a Sergio Talamo, perché lui rappresenta un po' più di tutti noi il mondo della comunicazione pubblica, ma poi tornare con un altro giro è: ma se le cose stanno così, cioè questa bulimia che abbiamo tutti visto, questo sport di dare i dati, e noi lo abbiamo sperimentato perché ci siamo trovati nel pieno del primo lockdown a dover rincorrere nottetempo con una straordinaria squadra di colleghi che fanno social e che si rapportano con i cittadini, a rispondere punto per punto non a fake, proprio a cose completamente inventate. Allora, questa bulimia, Sergio, come si combatte? La può combattere la comunicazione pubblica? Come si fa? Si fa rincorrendo una counter narrative, cioè immettendo con gli stessi mezzi, con lo stesso linguaggio, contenuti corretti, oppure invece cercando altre strade? E gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi noi come comunicatori pubblici, a partire dalla 150, sono ancora adeguati oppure ci vorrebbe qualcosa in più? E poi invece il secondo giro, ma già ve lo dico così vi preparate, è: riteniamo che la comunicazione pubblica, ma in genere la comunicazione, sia finalmente riconosciuta come leva cruciale di cambiamento, come leva strategica, sia pari dignitaria al tavolo delle decisioni? Ecco, su questi spunti vorrei sentire anche gli altri due, però a Sergio Talamo chiedo proprio il punto che va oltre la comunicazione del dato, perché da una parte abbiamo Marco CNR e Giovanni Data Checking, e faccia proprio un discorso un po' più concettuale rispetto al ruolo della comunicazione pubblica in questo paese. Sì, grazie all'Istat, grazie a te Serenella, ai colleghi. Io penso che il problema sia proprio che la comunicazione pubblica non è attualmente fra i soggetti in campo, nel senso che la bulimia della comunicazione è esattamente l'assenza della professionalità nella comunicazione, il fraintendimento di questo concetto, la sua confusione con un'esigenza che di volta in volta spettacolare, oppure propagandistica, oppure esibitiva, esattamente il contrario di ciò che la comunicazione è come missione di servizio proceduralizzata e professionalizzata. E se la 150 e 2000, la legge che regola la comunicazione in Italia, è per noi la soluzione, io penso che sia esattamente il contrario, è per noi il problema. Se fossimo nel 2001 sarebbe una grande occasione, che infatti all'inizio si pensò di aver colto attraverso il proliferare di corsi, attraverso la gestione di questi organi che vennero creati, l'ufficio stampa e gli URP, e attraverso il Salone della Comunicazione di Bologna, aperto ogni anno dal Presidente del Consiglio. Ecco, quella sì fu un'altra bulimia, una bulimia che convinse tutti, sia le associazioni dei giornalisti che quelle dei comunicatori, che i singoli professionisti, di aver raggiunto una sorta di età dell'oro. Ma in realtà fu semplicemente una bolla, si direbbe in termini economici, siamo in una sede che è economica. È una bolla perché quando non si alimentano le professionalità, quando non si realizzano i contratti, quando non si creano le figure professionali, è chiaro che tutto diventa una moda. Ed è stata una moda per le amministrazioni, ma anche per le università, ma anche per gli eventi pubblici, che attorno alla fine del primo decennio di questo secolo si sono infatti completamente inariditi. A questo punto noi abbiamo un problema. Se la comunicazione sono gli uffici stampa e gli URP, questi due soggetti che di fatto rappresentano i comunicati stampa e gli sportelli al pubblico, è evidente che non ci siamo. Non ci siamo perché siamo in un altro mondo, in un mondo in cui questi due soggetti non servono quasi più a nulla, perché ipotizzano che i cittadini siano tutti in fila per ricevere informazioni cartacee o verbali, e che alla fine l'unica forma di comunicazione sia il rapporto mitico, mitologico fra giornalista che sta in un ente pubblico e giornalista che sta nella carta stampata. Ammesso che fosse attuale questo schema nel 2000, ammesso e non concesso, certo nel 2021 è preistorico. E quindi quello che è stato accennato dai colleghi prima di me è il data journalism, quindi la gestione del giornalismo attraverso dati, che naturalmente si collega alla necessità di utilizzare questi dati, ma anche le cose come ad esempio la narrazione è una cosa seria, lo storytelling della pubblica amministrazione è una cosa seria, così come è una cosa seria la gestione delle stories, la gestione dei social, delle chat,
dell'intelligenza artificiale. Sono tutte professionalità che esistono, anzi io ho avuto il piacere di studiare questo tema in una pubblicazione appena edita, che è l'Italia che comunica 2021 dell'Osservatorio della Comunicazione Digitale, che è una struttura realizzata da Pia Social insieme all'Istituto Piepoli. Ho proprio raccontato cos'è stata l'attività dei comunicatori, la trincea dei comunicatori durante la pandemia. È stata una trincea straordinaria. Le chat dei colleghi, ma questo lo confermerete sicuramente anche voi, erano sempre accese, non conoscevano la domenica, il 1º maggio o l'8 marzo, erano impegnate a rendere ai cittadini un servizio traducendo in termini semplici e utilizzabili informazioni che erano veramente lunari, era come stare in un altro pianeta, quello del lockdown, quello delle misure di profilassi, cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa sta succedendo. E lo abbiamo fatto, lo hanno fatto tutti i colleghi con un impegno, un'abnegazione che purtroppo, esattamente come le professionalità di cui parlavo, non è stato riconosciuto. Ci si è comportati come inviati di guerra, pur essendo statali, statali con gli stipendi degli statali, con gli orari degli statali, con le procedure degli statali. Il servizio pubblico digitale ha raggiunto risultati straordinari, ma questo riconoscimento manca. Cioè oggi siamo in una sorta di terra di nessuno dove questi operatori, questi professionisti lavorano, come se con una specie di aspirazione ad un inquadramento che non li potrebbe mai gratificare, perché diventare un membro di un ufficio stampa, un membro di un URP, non vuol dire nulla rispetto ad una persona che magari sa gestire un chatbot o sa gestire un profilo social che è un H24, sa gestire una dimensione che è quella digitale in cui l'interattività diventa la regola, in cui, come ha detto di recente Jill Abramson, che è la prima direttrice donna del New York Times, una frase veramente emblematica della nuova epoca: per ogni notizia che pubblichiamo emerge dalla rete sempre un lettore che ne sa più di noi. Ecco, il giornalista digitale, il comunicatore digitale sa che è così, sa che parla con una persona che dall'altra parte può anche polemizzare, ma molto spesso ti corregge e ti dice delle cose che magari arricchiscono il tuo bagaglio, perché ti segnala un problema, non è più uno che sta dall'altra parte in termini passivi, come nei giornali degli anni 80 e 90, quando c'era la rubrica delle lettere, che arrivava un foglio spiegazzato che uno doveva decifrare. Qua ci sono persone che magari a volte possono anche interloquire in modo inappropriato, ma nella maggior parte dei casi dicono delle cose reali, quello che pensano, quello che vedono. Quindi c'è un rapporto paritario che crea una dimensione in cui la comunicazione, la trasparenza, la customer satisfaction diventano un valore unico. Per questo io riservo al secondo intervento, anche per non appesantire il primo. Abbiamo lavorato ad una nuova legge, l'abbiamo chiamata legge 151, con sintesi giornalistica, e sono un giornalista professionista che rimane tale nonostante che possano farci crollare in testa tutti gli istituti della professione, dall'INPGI in poi, anche a causa di errori che sono stati fatti dalle nostre organizzazioni che si sono trincerate nella retorica dell'articolo 21 senza pensare a difendere le nuove professioni, non semplicemente quelle che loro avevano imparato. Ecco, bene, io mi sento giornalista e da giornalista, con sintesi giornalistica, ho lavorato insieme a tanti colleghi, ho diretto un gruppo ministeriale sulla riforma della 150, sulla legge 151, e che è sicuramente una cosa ormai condivisa, perché è stata realizzata dalle organizzazioni della comunicazione, del digitale, degli enti locali, che ha dei cardini che sicuramente potranno dare un aiuto a questa nuova dimensione professionale, ma appunto qualche dettaglio in più lo darò nel secondo intervento. Lasciamo al nostro decano, a Sergio Talamo, gli ultimi minuti a disposizione, anche perché credo che tu ci debba ancora dire qualcosa a proposito della 151, ho capito bene? Sì, il tema che è stato posto è un tema di sociologia della comunicazione, molto bello, e concordo con i colleghi che la libertà di espressione viene prima di qualsiasi altra esigenza. Il problema è che la comunicazione pubblica è proprio un antidoto alla cattiva comunicazione, cioè non, la comunicazione pubblica fatta bene risolve alla radice il problema di questo conflitto, perché un'analisi attenta delle fonti e una traduzione in termini di utilizzabilità da parte dei cittadini. I cittadini utilizzano informazioni che sono state verificate e rese semplici
e gestibili. La 152.000 senza dubbio fissava questo dovere, è una pietra miliare, non potremmo discutere di sua evoluzione se non ci fosse. Oggi è necessario, abbiamo fatto un lavoro in questa commissione ministeriale con le organizzazioni dei giornalisti, quindi Federazione Ordine, con l'Associazione dei Comunicatori Pubblici, con la FERPI, con Pia Social, con le regioni, i comuni, le università. Un grande aiuto è venuto da Mario Morcellini, che è uno dei decani veri di questa materia, un maestro oltre che un amico, e che è stato anche tra i padri della 150 ed oggi ha avuto il coraggio anche intellettuale di mettersi in gioco per cercare di superarla e ammettere quanto sia stato sbagliato non esercitare una spinta, una manutenzione di questa legge, per cui negli anni sono state fatte leggi sulla performance, sulla trasparenza, sulla cittadinanza digitale, ma sulla la comunicazione è diventata una sorta di sconosciuta anche dal punto di vista concettuale. Oggi in questa proposta di legge che è stata poi anche lavorata, che ormai è una base condivisa, vi è l'introduzione dell'esperto in comunicazione digitale, quello che già c'è, ma oggi non è riconosciuto, quindi ognuno di coloro che svolge questa funzione lo fa sotto mentite spoglie o addirittura come un semplice funzionario. Un'area unificata in cui comunicazione, servizio al cittadino e stampa operano insieme, sebbene con profili distinti, tra giornalisti, comunicatori ed esperti digitali, la gestione della trasparenza, della customer satisfaction, una capacità di monitoraggio e di valutazione e anche un altro punto fondamentale per i giornalisti, l'apertura dell'ordine dei giornalisti, che se noi siamo come comunicatori siamo legati al 2000, i giornalisti sono legati al 63, alla legge 69, che prevede che i giornalisti siano solo professionisti o pubblicisti, mentre è evidente che un giornalista, un operatore dell'informazione che lavora nel digitale deve poter entrare dentro l'ordine, se desidera farlo, anche nell'interesse stesso dell'ordine di ampliare la sua platea a nuove professionalità. Se fosse stato fatto per tempo e con coraggio, non staremmo neanche qui a celebrare i funerali dell'INPGI, perché purtroppo quando gli atteggiamenti conservatori producono danni in tutte le direzioni, anche in quelli dell'autonomia professionale, che sicuramente è in parte lesa da questa resa. Adesso però c'è da essere fiduciosi perché abbiamo delle capacità notevoli, e lo conferma anche questo confronto, delle capacità di alto livello, ma anche delle capacità di operatori che si sono messi in gioco, di giornalisti, di comunicatori, di colleghi che sono di nativi digitali, che sono appassionati di questo rapporto fantastico che è fare un servizio pubblico di informazione al cittadino. Dobbiamo soltanto inserirli in una cornice legislativa che li riconosca. Chiunque sta in un'amministrazione, concludo, sa che importanza ha l'ufficio legale, che importanza ha l'ufficio logistica oppure l'IT, che sa benissimo che chi lavora nella comunicazione deve ogni giorno dimostrare di esistere o di avere una sua identità che non sia legata alle antiche funzioni di produrre una rassegna stampa, di fare un comunicato o di fare lo sportello. Queste sono attività importanti, ma sono soltanto basilari rispetto a tantissime altre funzioni che sono state svolte durante la pandemia e che hanno limitato l'infodemia, hanno consentito al paese di andare avanti. Il contenimento dell'infodemia. Grazie, grazie Sergio Talamo, grazie Marco Ferrazzoli, grazie Giovanni Zanni, siamo comunicatori.